siamo, adesso siamo. Silenzio. Posso avere silenzio? Grazie. Sento ancora voci. Sento ancora voci. Come vi avevo spiegato le volte scorse, i mestieri per fare un film sono tantissimi. Tra i tanti mestieri c'è anche la figura dell'umorista. E quindi oggi è venuto a trovarci Davide da Roma, che fa di mestiere l'umorista. In Italia ci sono circa 12-13 rumoristi, non di più, e lui è uno di questi. Io amo il mio mestiere perché vado a ricreare i suoni dei film. Quando voi vedete un film, i passi, per esempio, i passi degli attori, io li faccio dentro la mia sala di incisione, che è una stanza tipo questa, dove ho, oggi ho portato solamente due paia di scarpe, vedete? Ma in realtà nella mia sala rumore ne ho... Me l'ho spiegato, ce n'è un'ottantina. Un'ottantina. Poi sale le scale. Cammina. E scende le scale. Che dite? Bellissimo! Allora, adesso facciamo un'altra cosa. Immaginate che state vedendo un film dove c'è una scena dentro un castello. Una corda tirata si chiama cigolio. Oggi lavoreremo sulla storia che voi avete preparato e il lavoro sarà quello di sonorizzare la storia come se fosse un film. Quindi dobbiamo leggerla, capire se ci sono dei personaggi da interpretare oppure se è solo un narratore. E sotto creiamo tutti i suoni che aiuteranno a aumentare l'emozione di questa storia. Questi suoni li registreremo in parte qui, cioè quelli che sarà possibile registrare qui, che possiamo produrre noi qui. E invece altri suoni noi vi daremo, abbiamo tre piccoli registratori, e altri suoni, quelli che quindi non possono essere inventati o riprodotti in qualche modo in quest'aula, li registrerete voi a casa. Pronti? E quando perderai ti farò prigioniera e con una pozione ti ruberò i poteri. Bibidi, bobidi, boom! So che te l'ho chiesto così all'improvviso, ma mi vuoi scusare? No, meglio. Te che cosa hai registrato? Ho registrato gli uccellini, la crescita della foresta. Ah, bello, dove l'hai registrata? Fuori in giardino. Allora, io ho registrato animali che scappano, i zoccoli, la caduta degli alberi, la sega circolare e poi il martello. Io ho registrato le voci di cui non si capiscono le parole. Sì. Fruscio di foglie staccate. Sì. Il suono dei revi. L'ali del drago che vola, le foglie masticate e il sospiro di sollievo e guarigione. Ok.